noi diciamo sempre le stesse cose, questo è l'anno di svolta, ma questo è veramente l'anno di svolta, perché per la prima volta la terapia genica può veramente fare qualche cosa. E oltre alla terapia genica abbiamo diversi approcci, abbiamo uno sforzo praticamente che attraversa l'intero mondo scientifico. La sindrome di Rett è una patologia rara ma importantissima, perché è un modello apparentemente semplice, muta in un solo gene, MCP2. Quindi noi dobbiamo fare in modo che questo MCP2 funzioni in un modo o nell'altro, e ci stiamo per riuscire. Quindi io normalmente dico 5 anni, in 10 anni, ma io spero qualcosa di meno, perché noi dobbiamo far sì che le nostre bimbe sorridano un'altra volta. Qua sono anche come rappresentante della comunità scientifica RET. Devo dire, noi siamo carenti in tante cose, ma nella scienza sulla RET abbiamo degli ottimi gruppi, e grazie anche al supporto che ci dà continuo AIRET e al supporto morale continuo che ci danno le nostre bimbe che noi abbiamo visto crescere. L'altra cosa bella, e vorrei spendere una parola, diciamo, ma non di convenzione, per AIRET e il presidente e la sua presidente, che è una persona eccezionale, io faccio ricerca di base, quindi a me converrebbe che l'intero fondo dell'AIRET venga dato alla ricerca di base, ma non deve essere così, perché l'AIRET, oltre a finanziare ricerca di base, finanzia la ricerca più clinica, che va sul quotidiano, finanzia il modo di poter, ecco, capire queste bimbe, che non è vero che non possono trasmettere i loro bisogni, certe volte con i soli occhi ci dicono sì, no, ti voglio bene, non ti voglio bene, ho fame. E questo grazie a delle ricerche finanziate dall'AIRET.